Ciao a tutti, sono Daniele Arosio e siamo qua a presentarvi la nuova gamma dei d'acciai strada, nella nostra gamma dei telai in carbonio. Cominciamo subito con una novità per il 2017, una bellissima grafica nuova per quanto riguarda il Gladiatore 2. Nuova grafica in colorazione Bob Red oppure Bob Black. Stesso identico telaio, quindi manteniamo il successo dell'anno scorso e dicevamo cambiamo la grafica. Proseguiamo con la novità Vertigine, telaio abbastanza aerodinamico, sostituto del famosissimo Nerissimo, in colorazione Bob Black e quella con il rosso opaco. Proseguiamo con Atleta, il nostro telaio aerodinamico, Bob Black e Bob Red nelle due grafiche, telaio per, come dice il nome, atleti puri, orizzontale molto lungo e sterzo molto basso, telaio che si presta anche da crono. Proseguiamo poi con il Run, manteniamo il successo di questi 4 anni del Run, lo aggiorniamo con il passaggio dei cavi interno per quanto riguarda i montaggi con i gruppi meccanici, ma soprattutto, come potete vedere dalle immagini, il l'attesissimo bollino UCI che ci dà veramente un grandissimo pregio al nostro telaio. Questa gamma che avete visto possiamo farla anche con i colori che voi richiedete, ci saranno magari un attimo di tempi di attesa un pochino più lunghi, ma è possibile personalizzarlo nei tagli colore. Per quanto riguarda invece l'attesissima novità, si prosegue con Flash, da Flash TT si trasforma in Flash 2, nuovissimo telaio e seguendo la moda attuale con freni e manubrio integrato in questa bellissima colorazione orange. Quindi, come potete vedere, freni Tektro integrati nella forcella, manubrio integrato ad acciai, reggisella per un kit telaio al pubblico a 3.780 euro più IVA e anche qua con la possibilità di averlo custom nelle misure. L'attesa, bisogna sapere aspettare, questo telaio comunque sarà in magazzino a partire dall'anno prossimo, da febbraio, proprio per quando si comincia con la stagione dei Chronoman e del Triathlon. Per quanto riguarda invece la storia dell'azienda, quindi la parte metalli, abbiamo Tubo, nuovo telaio pista scatto fisso, completamente aerodinamico, quindi con una nuova serie tubi che potete trovare anche nella parte neutra velodromo, orizzontale schiacciato, obliquo invece molto aerodinamico, giallo oppure silver e anche con la possibilità di averlo delle grafiche che volete. Abbiamo la parte poi del nuovo telaio Italia Replica, quindi con una bellissima grafica arancione, passaggio dei cavi interno, dove possiamo raggiungere il peso di 1 kg e 350 grammi per la taglia M e manteniamo i successi dello scorso anno, la storia di Dedacciai, telaio acciaio, zero replica e titanio K19. Tutti questi telai ovviamente che vedete si possono ovviamente effettuare anche custom nelle colorazioni e anche nelle geometrie che più desiderate.